Natale ed ho pensato di dover cogliere questa opportunità per ringraziarvi tutti e per formulare a tutti i cittadini abruzzesi un augurio sincero di buon Natale, un augurio a tutti ed un augurio particolare a chi sta vivendo un momento di difficoltà. E a loro che va il mio pensiero più sentito, penso ai tanti commercianti che subiscono le conseguenze di una crisi economica che ha visto calare i consumi e di conseguenza ha visto calare anche i ricavi dei piccoli esercizi commerciali. Un augurio sincero per le partite IVA, per chi sta subendo le conseguenze di questa crisi e resiste. Un augurio sincero alle migliaia di lavoratori che hanno già subito la cassa integrazione che corre il rischio di subirla anche per l'anno prossimo. È un augurio sincero ai pensionati, a quelli che vivono una condizione di particolare difficoltà, e a loro che va in particolare il mio sentimento di auguri e a loro che mi rivolgo chiedendogli di tenere duro, di andare avanti, di recuperare la voglia e la speranza di futuro, nonostante le difficoltà che stiamo affrontando in questi giorni, in queste settimane, nonostante le difficoltà che il nuovo anno sicuramente ci porrà davanti e ci costringerà ad affrontare, conservate la speranza e la fiducia nel futuro. Scendete in campo, impegnatevi, non vivete passivamente questa condizione di difficoltà, ma cercate di diventare protagonisti del vostro futuro. Io penso ad una politica totalmente rinnovata, piena di persone come voi che possono dare un grande contributo di crescita e di sviluppo della nostra società. Penso ad un partito, al mio partito, all'Italia dei Valori, capace di costituire le condizioni migliori perché quelli di voi che vorranno impegnarsi potranno farlo ed entrare nella nostra casa, conservando la loro autonomia, conservando la loro indipendenza, restando uniti esclusivamente da un filo, da un ideale comune, che è quello per il quale mi sono battuto in questa campagna elettorale, che è quello che secondo me costituisce l'unico presupposto perché l'Abruzzo possa davvero riscattarsi. Auguri di cuore a tutti quanti voi, auguri sinceri, con la speranza che con questo Natale, passato in serenità con l'affetto dei propri cari, si possano recuperare le energie, la voglia e la passione necessarie per superare le condizioni difficili che stiamo vivendo. Io sono consapevole che il mio appello da solo non basta, sono consapevole che non basta il mio appello, non basta nessun appello, perché quando si vive una situazione come quella attuale sono soltanto risposte concrete che possano restituire speranza nel futuro. Io l'appello che faccio però è un appello che cerca di stimolare le vostre coscienze, di stimolare la vostra passione, che cerca in qualche modo di costruire le condizioni perché da soggetti passivi di decisioni terze possiate diventare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi protagonisti del vostro futuro. E questa è la sfida che vi invito a raccogliere. La politica deve cambiare, ma per cambiare è necessario che i cittadini scendano in campo, che i cittadini dicano la loro, che i cittadini partecipino e che i cittadini in qualche modo interrompano questo processo viziato che li vede costantemente ad ogni appuntamento elettorale appaltare a terzi le decisioni più importanti per il futuro delle loro aziende e dei propri figli. Scegliete in campo, impegnatevi, partecipate, perché nel 2009 avremo degli importantissimi appuntamenti elettorali in Abruzzo. Penso alle elezioni comunali di Pescara, alle elezioni dei presidenti delle quattro province, dei relativi consiglieri provinciali. Un appuntamento importante che potrà costituire una grande opportunità di partecipazione, di militanza e di impegno. Io da parte mia farò la mia parte, l'Italia dei Valori insieme a me continuerà ad essere un contenitore politico aperto al contributo e alle esperienze di chi non ha fatto politica fino ad oggi, ma di chi ritiene che sia giunto il momento di impegnarsi, di scendere in campo e di rivendicare fino in fondo il proprio diritto alla costruzione del futuro, senza appaltare ad altri la costruzione del futuro, senza concedere tutto alle segreterie dei partiti politici, senza definire un contesto all'interno del quale la persona è costretta a subire le decisioni di altri. Torniamo ad essere protagonisti e costruiamo insieme il futuro del nostro Abruzzo. Auguri a tutti, auguri di buon Natale a tutti.